Buongiorno. Allora, adesso mi metto le scarpe perché vado al lavoro anche se entro a mezzogiorno, però una mia collega mi ha chiesto se andavo a fare le compagne, un po' di compagnia, insomma. Quindi lei entra, anche se entra alle 11, io poi entro a mezzogiorno, però comunque a fargli un po' di compagnia, anche perché non c'ho Marco qui a casa, quindi mi sento particolarmente da sola. E quindi adesso andiamo. Ok, allora, pronto per andare al lavoro. E siccome oggi pomeriggio sicuramente non avrò tempo per farlo, allora, siccome praticamente stasera avevamo deciso di mangiare al minestrone, e oggi pomeriggio, siccome non avrò tempo di sicuro, ho preparato il minestrone, eccolo qua. Infatti sta già fumando. Cioè, sta già fumando, sta ancora fumando. Sì, stamani sono particolarmente rincoglionita, a parte sono una stordita cronica tutti i giorni, quindi non mi meraviglio. E poi comunque sì, sto beccando anche un po' di raffreddore. È arrivata la mia stagione come al solito, quindi. E questa stagione la becco sempre. Comunque, adesso andiamo. Così faccio compagnia con la mia collega. Niente, almeno mi faccio colazione con lei, se ci riesco, perché comunque lei entra qui alle 11. Comunque ormai ora no, però dopo non c'è la fine, dopo se faccio vedere gli scarponi che ha comprato, quelli nuovi che ha comprato il mio ragazzo. Qui accanto praticamente in questa direzione c'è un canino che abbaia sempre, infatti non so se lo sentite, abbaia sempre, mamma mia, mattina, pomeriggio, sera, perché abbaia. Un pochino va bene, però poi dopo, cioè, dai un po' noia. Vabbè, comunque è un canino che deve fare, purtroppo abbaia. Ok, uscita dal lavoro, adesso vado a casa, così vi faccio vedere anche i scarponi che ha comprato. E anche oggi non sto bene, sapete il motivo, e in più mi sta venendo fuori anche il raffreddore perché diversi miei colleghi hanno un raffreddore in questi giorni e adesso c'è la direttrice al lavoro, infatti lo sta attaccando a tutti e lo sto beccando pure io, anche se questa, devo dire, è la mia stagione. Io tutto l'anno io praticamente ce l'ho, lo becco praticamente sì e no, su 365 giorni 364, anche tutti i giorni praticamente. No, ora scherzo, tutti i giorni, tutti no, però poco ci manca. Vabbè, adesso andiamo perché quell'altro, il mio ragazzo Marco mi sta aspettando. Se no, poi mi chiama, dove sei? Se si preoccupa, andiamo che. Allora, gli scarponi non ve li posso far vedere perché sono in alto nell'armadio, c'è un cantina, insomma, c'è un cantina e non ci arrivo per tirarli giù, quindi non ve li posso far vedere. Comunque, beh, adesso andiamo in casa. E niente, oggi mi faccio un bel tè, visto non sto neanche tanto bene. E stasera scassicondo seratina della saga di Twilight. L'altra sera ho già visto Twilight, stasera mi guardo appunto New Moon e poi così via tutti fino a che non arrivo all'ultimo di Breaking Down. Allora, tornata a casa, poi mi sono fatta il tè, scusate se da quando sono tornata al lavoro poi non ho più vloggato, ma quando c'è il mio ragazzo in casa non è che vloggo tanto, perché comunque preferisco stare con lui, visto che nell'arco della giornata ci vediamo un po'. Adesso mi sto guardando il mio programma su Rai 1, però c'è ancora Prof 7. Nel frattempo sto bevendo anche la mia birretta e adesso c'è la pubblicità, infatti sto sbloccando comunque. E poi sono dovuta stare dietro
al mio ragazzo, perché comunque stasera non è stato tanto bene, infatti adesso è andato, perché domani fa la mattina, però comunque non è stato tanto bene, e quindi non per stare dietro a lui. Perché comunque mio ragazzo ha problemi di stomaco, infatti ti faccio bere la birra di vetro così per digerire meglio. Vediamo se riesce a stare un po' in meglio di stomaco. Comunque adesso vado per iniziare il programma. Eccolo. Ok, il programmino è finito, ho già spento la TV, adesso mi metto a montare il video e niente, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Buonanotte, ciao ciao!